Ebbene, buongiorno, buonasera, buonanotte a tutti. Questo è il Barabba, stiamo andando giù alla Dipcon. Saluto a tutti. E sì, ci rivedrete tra un po'. Abbiamo qualche panel di cui discutere. Tutti in amicizia, tutti felici. E guardatelo come è già felice Barabba. Bellissimo, bellissimo. Ma fai vedere un po' di... Faccio vedere un po' di strada. Fai vedere la Deep Camera Car. La Deep Camera Car. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere la Deep Camera Car. Ed ecco, questa è l'autostrada del sole dopo Firenze. E improvvisamente i nostri pass per la Dipcon sono stati annullati dopo questa mia uscita. Eccoci, siamo quasi arrivati in Dipcon. Guardate Barabba come è concentrato. Stiamo lasciando... Non so dove siamo. Sì, vabbè, stiamo lasciando la stazione degli autobus di Anagni Fiuggi. Dietro c'è un altro ospite. È un ospite importante. Non è un ospite, no. Chi sei, Salvatore? Io? Sì. Chi sono? Salvatore. È un altro... Salvatore! Giusto, il fotografo. Il fotografo della Salvatore. Dipcon. Che siamo andati a recuperare, vedete? Noi facciamo anche questo servizio taxi. Siamo finalmente arrivati alla Dipcon. Deciso. Una cosa che non dovete perdervi, ecco, e c'è anche Flora. Ciao, venite a trovarci. Bisogna, perché questo sarà probabilmente un video introduttivo di questa Dipcon e di quello che voi vi state perdendo. Questa è della bella gente, guardate. Questa è della bella gente che viene qua tutto il tempo e per questi giorni. Sta qua con questo Gianluigi, lo conoscete anche voi Gianluigi? Ecco. Siamo alla cena della Dipcon, guardate i piatti, guardate la bella gente con cui siamo seduti a tavola. Lo so, purtroppo siamo seduti anche con te. È colpa vostra. Ti sei comprato il proiettile? Sì, mi sono comprato questo qua, così faccio le cose fatte bene. E là ci sono gli ospiti e quindi noi... Signori, siamo alla Itcon, il giovedì sera della Dipcon. Si chiama Itcon perché viene portato cibo da tutta l'Italia, praticamente, da tutti, guardate. C'è la fine. Solo alla Dipcon l'attrice ospite fa... Fa il video a noi, ok? Solo qua da noi succede così. E abbiamo appena cenato. C'è anche qualcuno che viene dal Belgio con la birra? La birra, sì. Stavo cercando la descrizione dei demoni, che si rifà appunto alla descrizione reale dei demoni. Festival for fantastic literature in Montenegro that happens in one little town which is situated in the north of our state. Però il mito viene raccontato sempre per fondare delle cose che invece hanno molto a che fare con l'attualità. Il mito è mutevole per fondare quello che la società considera immutabile o dovrebbe considerare immutabile. Laika tornerà a terra, sappiamo tutti che purtroppo così non è stato, o altrettanto Laika in 3 giorni ha già fatto 50 giri della terra. Laika dopo pochissime ore, circa 5 ore, quindi 3 ore di circa, morì per un guasto al sistema termico della sua capsula, e anche perché aveva comunque il battito acceleratissimo. And when they went into their second season, I auditioned for a series regular role on that show. To be the professor's assistant, Celia. Ciao, è Monica Tirabosco. Dal mondo dello specchio, Sofia Germani e Flavia Saliano, Spock e McCoy.
Stephanie Grenner, ufficiale scientifico in alto uniforme, rigorosamente fatta a mano. Emilio Osiris De Salvo da Stargate SG1. Or the next generation will be reading less sci-fi books and losing imagination. That's purtroppo la DeepCon è finita, siamo già in macchina, stiamo tornando a casa, il Barabani è molto triste. Come sempre è bello andare alla DeepCon, ma abbiamo un ospite, un altro! Abbiamo Sofia che stiamo caricando perché un treno ha deciso di deragliare e noi la stiamo portando. Per lei ha deragliato, perché così certo, doveva salire in macchina. Perché sono vulcaniana. Ah, giustamente. Lei è una vulcaniana, attenzione, quindi. Dovete venire alla DeepCon perché è divertente. Ve lo dice Sofia, cazzo, che è la sua prima DeepCon. Dovete venire assolutamente, le persone sono meravigliose tranne lui. Però per il resto merita. Sì, ma l'auto può fare solo i fili, a cui ci stavano sempre, non stava di Marco Casolino ci ha portato una bobina di Tesla che vedete qui e vi farò vedere come funziona. E io mi sento tanto in un telefilm della famiglia Adams, mi sento, però... Ecco. Ma Tesla non so essere. Mancava Marco Fester. Ci mancava proprio. Abbiamo chiuso. Fester per Dio. Maledetta elettronica. Un pino elettronico. Ah, giusto. È la bobina Tesla che sta mettendo ai suoni, giusto? Non avvicinarla troppo, che no. Formatti la scheda pure. No, più che altro la brucio direttamente. Ma solo in posizione della bobina ti formato la scheda e anche l'anulare. Questa vista lì. Di chi è questo? Sei Yamato. Va bene, qualunque cosa. Sì, il punto è che lui modula il plasma, quindi il plasma fa la vibrazione del plasma. Infatti sarebbe un'ottima cassa per gli amici. In quanti modi non si può fare male? Si tocca il piede. No, ma lo puoi toccare, ti scotti, ma non fa male. Ah, vabbè, lo so. Sì. Continuano a mangiare tutto, sia gli ospiti che tutti. Abbiamo l'arrivo dei Maritozzi. Ah, no. Ma questa registra? No, non sta registrando. Ah, ok. No, assolutamente. Food porn. I have to tell you a little story. First, since it's 15 years since I was last at DeepCon, and it is 15 years, I think we figured it out, I was at DeepCon 3 15 years ago. That means we're all getting old. Yeah. Come se ti conto Maria Laura, nel senso, nome, viso. Nomen.